Bene, rieccoci, rieccoci, bentrovati in nostra compagnia con la Trading Week che volge al termine, è venerdì e allora fino alle 17:30 saremo in vostra compagnia con tanti ospiti, così come abbiamo fatto per tutta la durata di questa lunga e bellissima settimana all'insegna appunto della Trading Week, un'occasione per approfondire il settore post-Covid, ma anche pre-Covid e anche durante, insomma, in qualche modo il lockdown, come le cose sono cambiate nell'ambito di mercati sicuramente turbolenti, visti anche le pubblicazioni del PIL in tutto il mondo, complice o meglio compresa l'Italia. Oggi, insomma, è uscito il PIL che misura sostanzialmente è andata meglio delle attese, ne abbiamo già parlato durante la diretta di questa mattina, meno 12,4% a livello trimestrale per il secondo trimestre dato provvisorio, preliminare, e meno 17,3%. Sono numeri terribili, ma al di sopra delle attese e soprattutto siamo andati meglio o forse è meglio dire meno peggio rispetto ad altri paesi europei come la Spagna, insomma, come la Francia. Insomma, per una volta non siamo ultimi e forse anche da qui che dobbiamo ripartire, per non parlare poi del meno 32% degli Stati Uniti. Al momento le borse oggi rimbalzano e quindi sono tutte positive, a eccezione di Madrid che sta soffrendo invece oggi una pubblicazione del prodotto interno lordo decisamente peggiore delle attese. Allora, DAXMAN più 0,7, FTSE MIB più 1,03, CAC 40 più 0,13, meno 0,5% per Madrid. Anche Zurigo sviaggia su territorio positivo più 0,43%, meno 0,27 per quanto riguarda Londra, aspettando ovviamente Wall Street, ma approfondiremo il tema più tardi. Petrolio 40 dollari, 40 e 23 dollari al barile per quanto riguarda il WTI. Il Brent invece scambia a 43,38 più 0,2%. Il Brent guadagna qualcosa, il WTI invece perde qualcosa. E sul WTI, proprio in generale sul petrolio, ci concentriamo con i nostri prossimi ospiti. Il titolo, peraltro, lo vedete, mercato del petrolio, in arrivo il Big Bang. Vi spieghiamo tra poco il motivo di questo punto di domanda e lo facciamo con gli ospiti in collegamento che sono Domenico De Giorgio, professore dell'Università dell'Università Cattolica. Domenico, buongiorno e bentrovato. Buon pomeriggio a tutti e grazie all'invito. E buongiorno e bentrovato anche ad Andrea Miscia, Geoscience Exploration Expert. Andrea, grazie per essere qui. E Grazie, buongiorno. allora, con voi che insomma avete il petrolio che è la vostra comfort zone, insomma, è l'argomento di cui vi occupate principalmente, cerchiamo di capire che cosa succede. Domenico, io parto da te perché ieri c'è stato un momento, io direi importante, non clamoroso come magari possono essere state le reazioni dei mercati dopo che la Fed ha parlato. Vedi il dollaro che insomma prima è sceso giù a Lehman Brothers, poi è tornato su, vedi l'oro che da 1.800 è tornato a 1.500. Però insomma il petrolio ieri che cosa è successo? È sceso a 38,74, cosa che non accadeva da sostanzialmente, io direi che si può tornare indietro al 29 giugno, quindi ha toccato i minimi del mese, ma dopo un periodo, la seconda metà del mese di luglio soprattutto, in cui è rimasto abbastanza fermo, insomma, tra i 40 e i 42 dollari al barile, insomma, è sceso per la prima volta nel mese in maniera importante sotto i 40 dollari al barile. Poi si è ripreso e oggi si è riportato a quota 42. È un segnale, Domenico? Che cosa significa? Anche il petrolio, come l'oro, ci sta cercando di spiegare qualcosa? O è stato un momento, una piccola correzione che diciamo non va a modificare più di tanto l'andamento, almeno nel breve termine, per quanto riguarda l'oro nero? Parliamo in questo caso di WTI. Domenico? La seconda che hai detto La per quanto mi seconda. riguarda, perché ieri c'è stata una mezza giornata, praticamente la giornata europea e la prima parte della sessione di borsa americana che è stata contraddistinta da un discreto risk-off. Quindi ieri mattina in Italia e in Europa battezzavamo i meno 2, meno 3 punti percentuali di caduta in borsa. E in quel frangente, come dire, tra gli attivi rischiosi, il petrolio ne ha risentito, ma ne ha risentito come ne avrebbe risentito se fosse stato un indice di borsa essenzialmente ieri, né più né meno.
Poi ci sono due fattori che rispetto al petrolio giocano su, a proprio favore, che è il dollaro debole e poi il recupero importante che c'è stato sulla borsa statunitense ieri. I futures statunitensi segnavano tipo -1,5, -1,5, -1,6 nella mattina italiana, poi hanno chiuso in positivo e nell'after hour hanno fatto i numeri grazie ai FANG. E quindi ieri sostanzialmente il petrolio è scivolicchiato su un momento di risk off generale per riportarsi in quella grande zona di aurea mediocritas, direbbe Orazio, sì, il poeta, perché come più volte ti ho ripetuto siamo in un punto dove a termine c'è un grande equilibrio e quindi nei giocatori in contratti cartacei, paper traders di petrolio, né quelli che invece sul mercato fisico cercano di strapparsi i vascelli di mano, hanno grandi sensazioni su dove andranno le cose. E sicuramente il tema Covid è quello che detta la traiettoria della domanda attesa e da quel punto di vista non è che sia cambiato granché, anzi diciamo le cose sono tanto opache quanto lo fossero la settimana scorsa, per cui direi proprio questo: siamo nella grande bonaccia di luglio e d'agosto, pochi spunti, posizioni speculative neanche tanto tirate sul WTI e sul Brent, ma magari un pochino più aggressive sui carburanti, il che vorrebbe dire che la domanda per i prodotti finiti, se non c'è seconda ondata Covid, potrebbe riprendere quota e questo magari potrebbe lasciare il petrolio trovare la via d'uscita all'insù di questo mini range nel quale si è insediato da un mese a questa parte. I dati della scorta, adesso da te Domenico, prima di andare da Andrea, i dati delle scorte di petrolio pubblicate mercoledì che sembravano potessero in qualche modo generare un movimento al rialzo dei prezzi, dato che i barili erano, c'è stato insomma un crollo insomma delle scorte decisamente al di sotto delle attese, non ha anch'esso modificato sostanzialmente il movimento del prezzo né del Brent né del WTI, qui i motivi sono da ricondurre a ciò che hai appena spiegato, insomma una situazione Sì, esatto. Okay. Teniamo presente poi che i flussi di scorte settimanali statunitensi, che per quanto relativamente precisi, sono a loro volta figli di un modello. Quello che voi guardate nei numeri settimanali statunitensi non sono veri barili, ma sono le proiezioni di scorte che l'Agenzia per l'Energia statunitense, l'EIA, proietta su base settimanale ed è, come dire, la statistica più corta di cui abbiamo a disposizione con noi analisti. Tipicamente i dati veri vengono rilasciati con un mese e mezzo di ritardo, no? E quindi i dati statunitensi ci danno una buona indicazione della migliore stima che abbiamo dei dati, come dire così, granulari sul real time. Però in verità non sono dati veri. E in momenti di forti fluttuazioni come questi che stiamo vivendo, e poi i dati definitivi che sono tipicamente rilasciati due mesi dopo la loro reale, per esempio a luglio si conoscono i dati di maggio negli Stati Uniti, ok? Questo gap, questo disallineamento tra stime settimanali e dati definitivi mensili tende un pochino ad allargarsi in momenti di forte oscillazione come dire, di domanda ed offerta. Ed è per quello che il mercato non si sbilancia granché guardando solo i dati settimanali. Però, ripeto, barile più, barile meno sul settimanale, quello che conta è dove andrà la domanda in autunno. E lì purtroppo di certezze non ne ha nessuno, donde la grande stabilità che vediamo, a pronti e a termine. Stabilità che anche equivale, anche hai usato un'espressione secondo me importante per definire il mercato attuale del petrolio, cioè opaco.
Andrea, vengo da te perché in qualche modo poi ci sono le compagnie petrolifere e in generale i paesi. Poi magari insomma parliamo anche del fatto che all'Algeria serve che il prezzo del Brent aumenti fino a 157 dollari al barile. Questo è un articolo pubblicato dall'Economist. All'Oman serve che arrivi a 87. Il Qatar, insomma, anch'esso non riesce più a resistere a quota 40 dollari al barile. Insomma, le compagnie petrolifere come stanno reagendo in qualche modo a questa situazione? Cosa fanno per cercare di, come dire, lucidare un po' questa situazione opaca, che appunto Domenico ha definito per quanto riguarda il prezzo del petrolio? Andrea. Buongiorno, diciamo che molte aziende petrolifere non se la passano bene, molte hanno completamente bloccato tutte le loro produzioni, anche per quindi aiutare a far abbassare l'offerta. Poi naturalmente ci sono anche altre aziende che hanno qualche soldo, per modo di dire, messo via e quindi identificano fare qualche merger and acquisition. L'unica via in questo momento per far incrementare il valore della propria azienda. Infatti ce ne sono alcune interessanti. Qualche soldo è Parte. rimasto nel salvadanaio sostanzialmente. Hanno rotto il Sì. salvadanaio. Sì. Ok. Occidental ha comprato alla fine del 2019, quindi anche abbastanza recentemente, Anadarko per 57 miliardi di dollari. Ultimamente Chevron ha comunicato che acquisterà la Noble Energy, anch'essa americana, che ha avuto anche delle buone scoperte offshore nel Mediterraneo, per esempio in Israele e in Cipro. Il deal è di 13 miliardi, di cui 5 miliardi per l'azienda e 8 miliardi per coprirgli i debiti. Poi adesso, guardando un po' più vicino a casa, c'è la Energean, che è un'azienda greca che comprerà Edison, che anch'essa è controllata già dal 2012 dalla Electricité de France, EDF. Inizialmente si parlava di 750 milioni, poi con la crisi petrolifera dell'industria, problematiche nel mondo a causa del Covid-19, hanno riveduto l'offerta al ribasso da 750 milioni a 284 milioni di dollari, però escludendo alcune concessioni petrolifere come l'Algeria e la Norvegia. Si sta muovendo qualcosa, certo, non tantissimo, ma in questo momento chi ha soldo riesce, è un buyer's market. Se hai soldo, fai dei grandi affari. Beh, quindi sostanzialmente la dinamica è quella a cui assistiamo anche per quanto riguarda le automobili, insomma, per sostenere i costi e le spese dell'elettrico anche in virtù delle indicazioni che arrivano dai vari governi e dai protocolli che vengono stabiliti, insomma, dai potenti ai margini delle grandi riunioni internazionali, non sono in grado di sostenere le spese che sono tante per la ricerca sull'elettrico e sull'ibrido e quindi fanno magari non proprio fusioni, o meglio, sì, quando si parla di FCA e di Peugeot, però insomma ci sono tanti accordi, tante collaborazioni avviate, insomma si parla, basti pensare a Volkswagen, a Mercedes, a BMW, insomma forse Volkswagen è l'unica che continua per la propria strada in solitudine, tra virgolette, però insomma ci sono tanti accordi tra le case automobilistiche per sopperire ai costi importanti. In questo caso c'è una crisi del costo del petrolio in generale del mercato e per sopperire a questa situazione causa Covid, quello che rimane sono appunto le da questo punto di vista. Si può fare un paragone in qualche modo, secondo te, Andrea? Sì, esattamente, sì, hai colto, sì, giustamente. Di solito quando fanno questi mergers le grosse aziende, come hai detto appena adesso, automobilistiche, sono in teoria per prendere più market share e per abbassare i costi in generale, per poi, appena riprenderà l'industria e il mondo a questo punto, ricominciare a macinare un po' di chilometri. È quello che sta succedendo più o meno adesso a molte aziende petrolifere. Però non è facile, anche perché i soldi da investire si parla di svariati miliardi. Poi, per esempio, Repsol nel 2014 ha comprato Talisman Energy per 13 miliardi. Più recentemente c'è stata la Shell che ha comprato la BG
Group, British Petroleum, pardon, British Gas nel 2016 per 53 miliardi. Poi la, stiamo parlando di grosse cifre, quindi adesso bisogna vedere le altre grosse aziende come si muoveranno. Per esempio ExxonMobil non ha fatto un merger o un acquisition dal 2009, quando ha comprato per 41 miliardi la XTO Energy, che si focalizza sullo shale in America. C'è la ConocoPhillips, che ultimamente ha venduto parecchie assets e quindi adesso ha un po' di cash. E poi c'è sempre anche la BP, che indipendentemente da quello che dalle penali enormi che ha dovuto pagare per quello che è successo nel 2010 nel Messico, dove morirono 11 persone, se mi ricordo bene leggermente più di 23 miliardi, adesso ha qualche soldo perché sta vendendo molti assets. Io personalmente terrei un occhio di riguardo appunto su ExxonMobil, ConocoPhillips, Eni anche e Equinor, perché se non comprano altre aziende, secondo me potrebbero comprare dei assets molto interessanti appunto da altre aziende. E questa allora è un po' la panoramica delle compagnie petrolifere, come stanno reagendo appunto a un momento sicuramente difficile per quanto riguarda il petrolio, che appunto non si muove dall'area $40 al barile, continua a essere a 40,30 il WTI e 43,48 per quanto riguarda il Brent. Domenico, tornando da te, l'Economist ha fatto un focus su questo argomento che riguarda sostanzialmente i principali paesi esportatori e produttori, l'OPEC, citando l'Algeria, citando l'Oman, citando l'Iraq stessa, da cui l'Italia insomma acquista parecchio petrolio. Insomma, i bilanci non quadrano più, hanno bisogno che i prezzi in qualche modo si impennino. Ho fatto l'esempio dell'Algeria, che ha bisogno che il Brent vada a $157 al barile. Però io suppongo, ma qui correggimi se sbaglio, che quantomeno nel breve termine questa cosa non può accadere. Vedo anche che si parla del deficit del Kuwait, che potrebbe raggiungere il 40% del PIL. Tutti i paesi che hanno in sostanza solo e soltanto il petrolio come fonte di sostentamento, e con il Covid-19 inevitabilmente la richiesta è scesa. Queste loro esigenze, diciamo così, questo loro collasso molto vicino non coincide con un prezzo del petrolio che può andare a crescere esponenzialmente nel breve. E quindi a cosa stiamo assistendo? Da qui mi ricollego al possibile Big Bang, magari non domani, magari non tra 2 settimane, ma magari, non lo so, nel 2021. Insomma, qual è la situazione da questo punto di vista, Domenico, secondo te? Guarda, sono morti tanti commentatori ed osservatori basandosi sui dati che spesso l'Economist cita, basandosi a loro volta, questi dati, su quello che si chiama il fiscal monitor dell'FMI. Il Fondo Monetario Internazionale, l'IMF, nell'ambito di una pubblicazione di carattere annuale che fa sui paesi del MENA, Middle East and North Africa, redige i cosiddetti break-even fiscali del petrolio. Quindi non sono i break-even economici, sarebbero i prezzi ai quali ceteris paribus, questa frasetta che da troppo tempo dimentica, no, dalle nostre lezioni di macroeconomia, ceteris paribus sarebbe questo prezzo, quello al quale il paese in esame terrebbe il proprio bilancio statale in pareggio per l'anno e per gli anni seguenti. Ora, questa analisi, per quanto affascinante, manca un punto fondamentale, che non è mica solo il prezzo del petrolio quello sul quale possono agire questi paesi. Potrebbero semplicemente agire tramite vigorose svalutazioni delle proprie divise, no? Sì. Siccome il prezzo del petrolio è battuto in dollari, se questi paesi svalutano fino all'impossibile le loro valute locali, il loro gettito in local currency rimane meno variabile di quello che non sarebbe invece ottenibile soltanto tramite un prezzo del petrolio più alto, ok? Oppure, alternativa B, potrebbero ridurre, cosa che peraltro l'Arabia Saudita ha fatto in maniera significativa negli ultimi 3-4 anni,
le loro politiche di largesse fiscale o di public spending. E quindi effettivamente il fiscal monitor dell'IMF, per quanto affascinante, lascia in testa dei numeri che a loro volta lasciano il tempo che trovano per quanto riguarda il prezzo del petrolio, perché non è l'unica leva quella del prezzo, quella tramite cui gli stessi paesi riescono effettivamente a raggiungere il gettito di cui hanno bisogno, o quantomeno a tamponare le falle. Quindi quei numeri ci dicono soltanto delle tensioni relative tra paesi. È chiaro che l'Algeria soffre di più dell'Arabia Saudita, è chiaro che il Venezuela soffre più dell'Iraq, ma non è mica detto che nessuno di quei punti del petrolio, che poi quale petrolio, quale prezzo, nessuno sa quale sia questo prezzo, cioè qual è il benchmark al quale dobbiamo ispirarci, il Brent o l'olio fisico che vendono dai loro porti questi paesi, è un tema anche qua dibattibile a lungo. E io utilizzerei quei numeri più che come indicazioni di prezzo di dove andrà il petrolio, come indicatori di stress dei vari paesi, cioè quali sono quelli di cui sentirete prima la voce quando i prezzi scendono. Ok? Quindi se il prezzo del petrolio scende e inizia a blaterare soltanto l'Algeria, sì, lascia il tempo che trova. Quando inizia a parlare l'Arabia Saudita o il Kuwait, le cose assumono un altro peso specifico. E quindi quei numeretti ci possono aiutare a capire qual è il trigger, il punto di attivazione della lamentela pubblica, no? Delle voci di stampa, delle veline, dei ministri dell'energia che dicono questo o quell'altro, e quindi quando si raggiunge la massa critica affinché qualche iniziativa possa partire. In un momento come questo, più che il break-even fiscale dell'Algeria, guarderei quello dell'Unione Sovietica, no? Della Russia, sì. Perdon, l'Unione Sovietica non esiste più, della Russia, la quale, io sono un po' passatista come potete capire, la quale effettivamente ha mostrato grandissima capacità di resilienza in questo contesto, la grande disponibilità di risorse in divisa estera ed in oro delle banche centrali russa e saudita sono state documentatissime, ci sono tweet anche miei che ne parlano, di quanto le scorte in valuta estera siano crollate in questi ultimi tre mesi proprio per questa difesa del tasso di cambio che altrimenti sarebbe svalutato in maniera molto importante, ma che paradossalmente avrebbe lasciato meno intaccato il gettito fiscale di questi paesi. Quindi non è per nulla semplice trovare il bersaglio di questi delle nostre analisi sul prezzo. Direi che se la domanda gira come io mi auguro, il che vorrebbe dire che il Covid un pochino lo teniamo sotto il tappeto, il prezzo sembra essere iniziato ad andare all'insù. Beh, insomma, per chiudere con Andrea Miscia, non so se hai qualcosa da aggiungere su questo ragionamento. Io volevo semplicemente chiedergli, dato che in passato abbiamo parlato di quell'idea che a volte rimbalza nel corso in maniera anche ciclica dei $200 al barile per quanto riguarda il petrolio, bisognerà ancora aspettare un pochino o secondo te, tutto sommato, considerate le cose come stanno procedendo e complice un Covid che ha generato situazioni inedite per tutti, non solo per il petrolio ma anche per l'azionario, per le valute, eccetera, eccetera, tutto sommato, per quanto possa essere lontano quel momento, nulla bisogna escludere. Io la bacchetta magica non ce l'ho, non però... ce l'hai. Forse... No, la sto ancora cercando. Sì, sì, ce la fabbrichiamo da soli al massimo. Si vocifera che già dal 2022 la domanda sarà più alta dell'offerta. Quindi si rincomincerà, secondo me, dal 2022 in poi a vedere un prezzo del barile che incomincia a salire parecchio, anche perché non ci sono state delle grosse scoperte. Il surplus, bene o male, quando ricomincerà a macinare un po' il mondo, quindi a correre, verranno bene o male utilizzate quasi tutte. Poche parole, secondo me dal 2022 in poi potrebbe esserci un prezzo del barile che non dico arriverà ai $200,
ma secondo me potrebbe facilmente arrivare tra i 70 e 80. E poi naturalmente dipenderà molto nel mondo cosa succederà, se si ricomincerà a fare una corsa pazzesca al petrolio e quindi alla produzione, e allora quindi poi si rigiochiamo sul fatto della domanda e dell'offerta, e quindi si riscenderà ancora il prezzo del barile. Grazie allora ad Andrea Miscia, Geoscience Exploration Expert, e grazie ovviamente anche a Domenico Antonio De Giorgio, professore dell'Università Cattolica. Grazie davvero per il vostro contributo, un buon proseguimento, a presto. Grazie, a presto. A voi, buon pomeriggio, grazie. E allora, tornando alle borse, vediamo e ricordiamo come oggi sia UbiBanca il grande protagonista del paniere principale, più 10% sostanzialmente, con Intesa che ha superato il 90% del capitale di UBI. Nasce così la big europea con 5 miliardi di utili, grazie all'operazione dell'OPAS promossa sulla Popolare, creerà insomma questa nuova big europea. L'integrazione dovrebbe completarsi l'anno prossimo in seguito a una serie di step procedurali. Intanto Intesa ha annunciato proprio oggi i risultati definitivi dell'offerta in contanti ed azioni, che ha ricevuto uno sprint negli ultimi giorni e da cui poi deriva anche il movimento estremamente al rialzo da parte di UBI nella seduta di oggi. Lo guardiamo anche in grafico, più 10,4%, il valore dell'azione è di 3,77 euro ad azione. Ieri era stato raggiunto un minimo di 2,5, un massimo di 3,1 sostanzialmente, però se guardiamo a livello, eccolo qua, weekly, ero sul grafico settimanale, questo è il grafico invece daily, con, come vedete, insomma qui il prezzo che è decisamente ha preso l'impennata importante. Ieri i mercati tutti molto molto nel profondo rosso, e quindi dal minimo di 3,39 della seduta della vigilia siamo a un massimo di 3,77. In più c'è un impulso rialzista che va a generarsi proprio in questa posizione, quindi insomma può essere che nel breve possono esserci nuovi e ulteriori rialzi. Il massimo di oggi, quello di 3,81, è il massimo raggiunto anche il 21 luglio scorso, e naviga in un'area, come vedete, dove non navigava sostanzialmente dal 2 marzo, e quindi non dal momento peggiore del Covid, ma insomma quando le cose hanno cominciato a scendere. Comunque sia un gran bel recupero quello di UBI. Noi adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, al rientro con Alberto Camuncoli parliamo di opzioni, restate con noi.